Buon pomeriggio, ben ritrovati. È il nostro primo appuntamento con l'informazione. In primo piano andiamo a Matierno, la frazione collinare di Salerno, dove i residenti protestano per l'interruzione di un cantiere che li costringe ogni giorno a camminare praticamente tra il fango con grossi problemi e disagi, soprattutto alla popolazione anziana del quartiere. Questa mattina siamo andati ad ascoltarli, a raccogliere la loro segnalazione. E mo stiamo camminando che uno non può di mancare. Murati vivi, si sentono così i residenti di Matierno che protestano contro l'interruzione di Via Comodo a causa del cantiere per la variante al collegamento con la frazione Pastorano. Per un intoppo burocratico che ha bloccato il finanziamento, l'impresa che stava realizzando i lavori si è improvvisamente fermata e l'apertura di una stradina provvisoria senza asfalto non soddisfa i residenti, soprattutto gli anziani, che vivono ogni giorno grossi disagi. Intorno al 10 di giugno e praticamente io uscii la mattina da casa e la sera al rientro ho trovato la strada completamente chiusa, senza un preavviso, senza una deviazione, senza un cartello, senza un'indicazione, nulla. Da sola mi sono dovuta mettere a cercare la strada per tornare a casa mia e alla fine ovviamente l'ho trovata e quello che ci avevano consegnato era questo, quello che ci hanno consegnato era questa strada qui, in queste condizioni. Ovviamente d'estate era un sabbione, un polverone di quelli impercorribili. Oggi è diventato completamente fango. Diventa una discesa senza drenaggio, qui si diventa una piscina naturale, come potessimo fare il bagno, e allaga tutti i nostri tombini. Quindi noi abbiamo il livello dell'acqua che sale all'inverosimile, abbiamo i nostri garage che si riempiono di fango. È già la seconda volta che chiamiamo una ditta di espurgo a spese nostre per togliere il fango, ma fino ad oggi nessuno ci ha risarcito di tutti i danni, mobili nei garage, libri, panni e quant'altro. Il problema è che le amministrazioni e anche la ditta costruttrice non dicono nulla. Abbiamo contattato il sindaco e anche diversi assessori comunali. Avete presentato anche delle denunce? Abbiamo presentato una denuncia per l'ultimo allagamento e comunque siamo in contatto con l'amministrazione comunale, che dice che è una risoluzione da finire e da adempiere almeno nella messa in sistemazione, perché dicono che non ci sono più fondi. Questa strada ha anche un problema di carattere strutturale. Quindi tralasciamo questo, ma non si può lasciare una situazione così abbandonata. Data di consegna dei lavori che risale al 2003. Ad oggi l'opera nemmeno è al 50% della sua realizzazione e alla fine certamente ci saranno dei costi che è meglio non parlare di quantificazione perché saranno fatte tante e tali di quelle riserve, che l'opera alla fine era meglio farla forse in un materiale più pregiato. Di camminare, di avere una strada di sicurezza. Noi non possiamo camminare né a piedi né con le macchine, né questa strada di emergenza né le altre strade che ci stanno. Signora, lei prima mi diceva qui non ci sono le luci, abbiamo il fango d'artista. Ci hanno murati vivi, sì, perché non ho capito perché dobbiamo fare invece di 2 metri a piedi, camminare a piedi qua è ormai un'impresa. Dovremmo saltare quella muraglia che non ho capito perché è stata costruita, impedendoci di percorrere la vera via Comodo. Ci hanno La messo pure il nostra nome della strada strada, ci privata. hanno messo pure l'insegna lì, via Comodo, e si ferma a 2 metri. Altri 2 metri, noi dobbiamo percorrere 500 metri per fare 2 metri. Avremmo potuto benissimo fare quei 2 metri a piedi, perché murarci vivi? Ecco, lei prima mi diceva anche i danni che Allora, vengono danni subiti dalle ce ne sono auto. stati a tante auto, non posso fare l'elenco, ma mio figlio per esempio è rimasto impantanato con l'auto, ha dovuto chiamare il carro attrezzi perché si era rotta la frizione. Mia cognata ha avuto da una pietra bucata il serbatoio della benzina, perché percorrere in discesa e soprattutto in salita diventa un problema. Comunque è un dato di fatto, 80 residenti della strada Via Comodo sono stati completamente messi in prigione. In pratica, anziani che non possono essere, non possono uscire, bisogna uscire a piedi. Quindi è come se ci avessero annullati, come se ci avessero messi chiusi in prigione.
L'assessore alla mobilità del comune di Salerno, Mimmo De Maio, conosce molto bene la questione, tant'è che ricorda di essere stato lui a far aprire la strada pedonale di fango, di terra che viene attualmente utilizzata dai residenti. E proprio all'assessore abbiamo chiesto, insomma, che tempi ci sono e come si può rispondere alle segnalazioni dei residenti che al momento chiedono almeno una colata di asfalto che consenta di rendere più praticabile la strada che devono utilizzare. Ascoltiamo Mimmo De Maio. Assessore Mimmo De Maio, i residenti di Matierno lamentano ancora lo stop dei lavori per quel che riguarda la variante di Matierno, una tratta che migliorerebbe notevolmente la mobilità sul territorio della zona collinare. Come mai, insomma, questi lavori sono ancora fermi? Voglio dare qualche elemento di chiarimento su questo intervento. La variante di Matierno è costituita da un primo pezzo che è già stato realizzato dall'amministrazione nell'ambito del contratto di quartiere, un ulteriore tratto che è stato realizzato dai cooperatori che hanno realizzato lì degli immobili appunto nell'abitato di Matierno, ed un ultimo tratto attraverso un finanziamento gestito direttamente dal provveditorato alle opere pubbliche della Regione Campania, che dovrebbe consentire quindi poi il raccordo appunto tra questi tratti già realizzati. Questi fondi, per non so quali specifici motivi, sono andati in perenzione, ma non significa che sono stati persi, ma bisogna attivare una procedura per recuperare queste risorse per poter dare l'opportunità poi all'impresa di poter completare le opere che sono, diciamo, circa l'80% realizzate. La procedura è stata avviata già da tempo, già da ottobre scorso abbiamo sollecitato più volte il provveditorato di recuperare le risorse che erano state inserite in questo elenco di finanziamenti in perenzione. Ho avuto garanzie che la procedura è stata avviata, quindi credo che in tempi ragionevolmente brevi potranno essere ripresi i lavori per poter dare poi alla fine la piena fruizione di un'arteria che sicuramente consente di migliorare notevolmente il flusso di mobilità con tutti i rioni collinari. I tempi per il completamento dell'opera sarebbero anche non molto lunghi? Assolutamente ristretti, perché come dicevo prima siamo arrivati a circa l'80% dell'intervento, le opere, diciamo, più impegnative sono state già realizzate, si tratterebbe soltanto di fare un piccolo pezzo che manca, più chiaramente poi il sistema di pavimentazione con il binder, il tappetino, diciamo, di asfalto, e quindi in pochissimo l'intervento potrebbe essere consegnato e quindi poter dare l'opportunità di migliorare questo tipo di collegamento. L'informazione in suo possesso, questo potrebbe significare che i lavori potrebbero riprendere anche entro la fine di quest'anno? Io credo di sì, perché la procedura di recupero delle risorse è stata avviata già da tempo dal provveditorato, quindi auspico e credo che sia concreta l'ipotesi che possa a breve riprendersi il cantiere. E di questa questione si è discusso questa mattina anche a margine di un'assemblea con gli amministratori del Partito Democratico che si è svolta all'Hotel Mediterranea. Era presente l'assessore De Maio e anche il consigliere comunale Antonio Carbonara, che hanno portato all'attenzione del governatore De Luca la situazione della variante di Matierno. Ma come dicevamo, era un argomento questo a margine della riunione che invece è stata voluta dal Presidente della Regione con tutti gli amministratori del Partito Democratico per serrare le fila in vista del voto del 4 dicembre per il referendum. Un clima molto teso quello che si è respirato all'interno dell'Hotel Mediterranea dopo i fatti che hanno visto protagonista il governatore suo malgrado per indiscrezioni filtrate da un fuori onda e da una registrazione audio di un altro incontro analogo che aveva tenuto a Napoli. Porte chiuse e bocche cucite. Il vertice con gli amministratori locali e militanti del Partito Democratico, quasi 200 persone, si consuma al primo piano dell'Hotel Mediterraneo a Salerno in un clima di grande tensione. Dopo il fuori onda rubato al governatore De Luca contro la presidente della Commissione Antimafia e la registrazione audio del suo summit con gli amministratori locali due giorni fa all'Hotel Ramada a Napoli, la diffidenza oggi è stata a livelli altissimi. E fuori dalla stanza, ma anche dentro, sono stati tutti attenti a non prendere in mano il telefonino, a controllare gli altri, a domandarsi soprattutto chi è stata la talpa che ha fatto in modo di far arrivare al Fatto Quotidiano un contenuto che doveva restare privato. La campagna per il referendum passa in secondo piano all'interno dell'incontro e qualcuno dei 100 sindaci
quasi tutti quelli del territorio, dimentica di ritirare perfino il materiale elettorale. I commenti qui a Salerno sono tutti però a favore dell'ex sindaco e non è un fatto di campanilismo. Chi lo conosce sa che quelli sono i suoi toni, quello è il suo linguaggio e che sa fare anche di peggio quando pensa di parlare ad un interlocutore amico. A difenderlo è anche il sindaco di Agropoli, Franco Alfieri, divenuto suo malgrado nella strumentalizzazione fatta delle parole di De Luca, il simbolo della politica che fa voto di scambio. Al di là poi del folklore che purtroppo sulle cose serie si vuole sempre intorbidire le acque con cose che poco hanno a che fare con la politica, gli interessi degli italiani e soprattutto con gli interessi del paese. Vorrei tornare con lei anche sul fatto che il suo nome è balzato agli onori della cronaca nazionale, perché c'è questa registrazione che è stata pubblicata dal Fatto Quotidiano in cui lei viene un po' preso come simbolo dal governatore, del politico che offre anche magari una cena per incontrare l'elettore, per ottenere poi il voto. Si conosce il governatore, sa che stava scherzando. Lei come le ha prese queste parole? Che cosa si sente di dire? Ma niente, era un modo scherzoso e ironico per guardare un po' un modello di successi elettorali che mi hanno sempre contraddistinto, senza insomma inviti a cena e senza clientele. Io ho avuto sempre un successo elettorale, una grande capacità di mobilitazione per le cose che ho fatto, per i programmi che ho rispettato, per gli impegni che ho assunto con le comunità che mi hanno votato e che sono diventati doveri, per la mia onestà e per la mia correttezza. Diceva mio nonno che il monte più è alto e più ci nevica sopra. Probabilmente se si parla in questi termini di una battuta su di me, ovviamente voglio prendere il lato positivo, vuol dire che non passo inosservato. Beh, ovviamente c'è un'altra visione di quanto è accaduto, è quella che hanno i rappresentanti dell'opposizione rispetto a De Luca. L'audio che circola in queste ore sull'incontro del presidente della giunta con gli amministratori campani merita grande attenzione, così in una nota Gaetano Amatruta e Roberto Celano, vice coordinatori provinciali di Forza Italia, scrivono: nella conversazione di De Luca c'è il manifesto dell'elogio delle clientele, c'è la cultura del peculato, l'idea cioè di utilizzare l'amministrazione non per la risoluzione dei problemi ma per la costruzione del consenso. L'identificazione del consigliere Alfieri come modello delle clientele, l'idea di dare professionisti al mondo medico risorse per avere qualcosa in cambio, il rapporto anomalo con il sistema delle imprese non possono, sottolineano i due rappresentanti azzurri, essere questioni derubricate come accidentali. Vincenzo De Luca trasferisce a Napoli il modello Salerno. Il rischio irreale, Vincenzo De Luca vuole truccare ancora una volta la partita politica, secondo Gaetano Amatruta e Roberto Celano. Apriamo ora una finestra sullo sport prima delle trasferte di Frosinone e Bari. La Salernitana è chiamata a dare un'accelerata sfruttando al meglio un calendario favorevole. Occhio però ai precedenti dello scorso anno, quando contro gli stessi avversari i Granata conquistarono solo un punto. Si parte con la gara di Latina, dove c'è per noi il nostro inviato Eugenio Marotta. Eccolo, lo vedo, siamo pronti per il collegamento. Buon pomeriggio Eugenio. Buon pomeriggio Monica, buon pomeriggio ai telespettatori, buon pomeriggio ai tifosi della Salernitana. Tra poco meno di mezz'ora in terra pontina, Latina Salernitana, match valido quindicesima giornata del campionato cadetto. Una novità importante rispetto a quelle che erano le aspettative, le attese della vigilia per quanto riguarda la formazione di Sannino: gioca Ronaldo, non gioca Della Rocca a centrocampo. Poi l'11 è praticamente quello che avevamo già immaginato, sarà un 3-4-1-2 con l'altra novità però questa ampiamente prevedibile di Schiavi che prende il posto di Tuia con Perico e Bernardini, i quattro a centrocampo in Prota e Vitale gli esterni, Ronaldo e Ojer a chiudere la centinaia del centrocampo, Rosina trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Code e Donnarumma. Quasi 500 tifosi presenti qui al Francioni di Latina che hanno già raggiunto il settore ospiti completamente sold out, ha piovuto e c'è una leggera pioggerellina anche in questo momento al Francione, quindi sarà un campo pesante. Risponde il Latina con il 3-5-2, formazione di Vivarini che sarà orfana proprio di Vivarini squalificato in panchina. Per il momento è tutto, poi le ultimissime nel collegamento del TG Sport. Linea a te Monica.
Grazie, grazie ad Eugenio Marotta. Noi torniamo alla cronaca che ha comunque in qualche modo collegamenti con la Salernitana, perché l'ex patron ed ex presidente dell'ANCE Antonio Lombardi è stato condannato a 2 anni per la vicenda dello smarrimento degli assegni senza copertura dati a Mariano Stendardo e Francesco Caputo. Questa è la pena decretata dal giudice del Tribunale di Vallo della Lucania Fabio Lombardo al termine di una lunga camera di consiglio durata oltre 6 ore. Il reato contestato è di concorso in calunnia e reato simulato. Il giudice ha anche riconosciuto a Stendardo un risarcimento danni di 150.000 euro, per Caputo, ora in forza all'Entella, un risarcimento di 160. Prima grande ondata di bus turistici per Lucidartista e primo vero test per il piano mobilità messo a punto dall'amministrazione comunale. In questo weekend i bus prenotati sono 200, ma è un numero destinato anche ad aumentare nelle prossime ore. I mezzi saranno parcheggiati nelle aree di Via Ligia e Via Vinci Prova fino al riempimento, poi alla Rechi, e quindi, secondo i programmi, dovrà principalmente accogliere i bus di coloro che si sono prenotati e le automobili. Contestualmente attivo da questa sera il servizio navetta. Previsto anche il potenziamento delle corse della metro. Le navette partiranno dallo stadio Arechi e arriveranno a Piazza della Concordia lungo la corsia dedicata sul lungomare. Per quanto riguarda il potenziamento della metropolitana, si è provveduto innanzitutto a utilizzare convogli più grandi che potranno accogliere fino a 800 persone, poi ad aumentare il numero delle corse, soprattutto quelle della tarda serata. 6 le tratte aggiuntive, l'ultima in partenza dallo stadio Arechi all'1:10, l'ultima di ritorno verso l'Arechi all'1:20. A partire da questa fine settimana si è anche stabilita l'interdizione degli autobus in città dalle 15 alle 23. La cronaca, raid incendiari nella notte a Battipaglia. Molte le segnalazioni ai vigili del fuoco per un gruppo di ragazzi che ha dato alle fiamme le buste di rifiuti che i residenti avevano lasciato davanti ai portoni. Decine di incendi sono stati appiccati tra le 2 e le 3 di notte nelle strade del centro e della periferia. Il fuoco si è propagato velocemente, agevolato dalla circostanza che nelle buste lasciate dai condomini vi fosse la carta destinata alla raccolta differenziata. Ci sono in corso delle indagini da parte dei carabinieri che stanno cercando di identificare la gang che ha procurato questi incendi. Andiamo adesso a Vallo della Lucania, continuiamo con la cronaca, sono 14 le persone che risultano indagate per la morte di Michele Alfano, il quarantenne deceduto giovedì nel reparto di terapia intensiva della clinica Cobellis dopo aver subito un intervento chirurgico per perdere peso. 14 persone tra medici e paramedici sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Michele Alfano, il quarantenne di Capaccio Pestum, deceduto giovedì notte nel reparto di terapia intensiva della clinica Cobellis dopo aver subito un intervento chirurgico per perdere peso. La Procura della Repubblica di Vallo della Lucania vuole vederci chiaro e accertare eventuali responsabilità in attesa dell'autopsia su Alfano prevista per mercoledì mattina. L'ipotesi di reato per tutti è di omicidio colposo. Toccherà al medico legale Adamo Maiese effettuare l'autopsia. Intanto i carabinieri hanno sottoposto a sequestro la cartella clinica e stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita del malcapitato Alfano, che aveva deciso di sottoporsi ad intervento gastrico per la riduzione dello stomaco. Il 3 novembre scorso Michele è entrato in sala operatoria e tutto è andato come previsto. Doveva essere l'inizio di una nuova vita e invece poche ore dopo l'operazione ha iniziato a star male con continui bruciori allo stomaco e vomito. Il quadro clinico è precipitato mercoledì. Alfano in poche ore ha subito 3 collassi cardiaci e mercoledì notte il suo cuore ha smesso di battere. Truffa e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio sono le accuse indirizzate al noto medico nocerino Franco Petrone. La posizione del 70enne in pensione dall'agosto scorso è nel mirino della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, in quanto avrebbe compiuto aborti illegali direttamente nel suo studio privato. Ieri mattina, stiamo vedendo le immagini, sono state effettuate le perquisizioni all'interno di 3 locali utilizzati dal medico, la propria abitazione, lo studio, gli uffici ospedalieri presso cui faceva
faceva servizio. Nel suo studio sono stati trovati farmaci sospetti all'interno di contenitori anonimi e senza scadenza. Nel suo studio ospedaliero è stato trovato un armadietto chiuso a chiave che i militari hanno dovuto forzare e al cui interno sono stati trovati altri farmaci. Nello specifico è stato trovato un farmaco somministrato solitamente per curare l'ulcera gastrica, ma che viene utilizzato anche per indurre l'aborto, grazie alla sua capacità di provocare contrazioni uterine. Le indagini sono partite grazie alla denuncia di un anonimo. Secondo le accuse, il medico operava nel suo studio e veicolava le pazienti verso l'assunzione di farmaci particolari affinché potessero perdere il feto. Andiamo adesso a Cava, continua a far scalpore la questione relativa al settore sanità. La città metelliana resta ancora imbrigliata nelle problematiche inerenti al nuovo atto dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona, e continue sono le polemiche e soprattutto le voci incontrollate sul nosocomio metelliano, voci sulle quali oggi interviene con durezza il primo cittadino di Cava, Servalli. Continua a far scalpore la questione relativa al settore sanità. La città di Cava dei Tirreni resta ancora impigliata sulle problematiche inerenti al nuovo atto dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, consegnato ieri mattina in regione per essere notificato ed oggetto ormai da mesi di molteplici diatribe tra le istituzioni, i sindacati e gli organi di stampa. L'ultima ondata di notizie divulgate in questi giorni riguarda il reparto di rianimazione del nosocomio metelliano, il quale, secondo quanto sostenuto dai sindacati, dopo le nuove disposizioni dell'atto aziendale, potrebbe essere declassato da struttura complessa a struttura semplice, così da comportare una modifica sostanziale del reparto stesso, il quale non necessiterebbe più del presidio di un primario, in quanto sottoposto alle dirette dipendenze della struttura complessa che invece si troverebbe a Ruggi d'Aragona. Altre denunce e preoccupazioni vengono fuori dalla questione dei posti letto. I sindacalisti temono infatti una riduzione dei 4 posti letto dedicati al reparto di rianimazione ed un trasferimento del personale dal Santa Maria dell'Olmo all'azienda universitaria di Salerno. Una disposizione, questa, che viene vista anche come l'anticamera della chiusura del reparto di chirurgia, in un futuro non troppo lontano. Pugno duro invece adottato dal sindaco di Cava dei Tirreni Vincenzo Servalli. Il primo cittadino infatti sulla vicenda si esprime con fermezza, dicendo basta a lotte interne alla stessa struttura ospedaliera e alla volontà di portare avanti interessi personali, sottolineando che molto spesso vengono alimentate ipotesi di discutibile veridicità pur di scatenare delle bufere. Infine conclude dicendo: la rianimazione di Cava dei Tirreni non è a rischio chiusura. La vicenda dell'ospedale è una vicenda, un vero e proprio tormentone, dove si incrociano mille interessi, alcuni interessi che stanno dentro l'ospedale di Cava dei Tirreni, lotte tra primari, interessi, diciamo così, personali, che in molte circostanze vengono fatti valere, vengono posti all'opinione pubblica come la realizzazione degli interessi generali. E stiamo assistendo a quest'altro balletto vergognoso a cui anche certa stampa ovviamente presta la voce. Io posso rassicurare che la rianimazione a Cava dei Tirreni non è a rischio di chiusura, e a volte sono anche disgustato francamente di tutto quello che succede. Intanto l'ex sindaco di Cava dei Tirreni Marco Galdi ha chiesto l'immediata convocazione di un tavolo straordinario sull'ospedale, invitando il direttore generale Nicola Cantone, le rappresentanze sindacali, i consiglieri regionali della provincia di Salerno ed i capogruppo consiliari, per fare chiarezza sulla reale condizione in cui vive l'ospedale Santa Maria Incoronata dell'Olmo di Cava dei Tirreni. E ci separiamo adesso? C'è una pausa pubblicitaria, torniamo tra poco, restate con noi. Il nesso tra la buona alimentazione e la prevenzione delle malattie oncologiche al centro delle due edizioni del premio Mancuso e Migliorati. La prima parte della manifestazione, che prosegue nella giornata di oggi, si è svolta questa mattina al centro sociale di Salerno alla presenza di tanti studenti.
Organizzato dall'Associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro di Salerno, si è svolta questa mattina al Centro Sociale di Salerno la prima parte delle due sessioni in cui è stata divisa la 12ª edizione del premio alla ricerca scientifica Francesca Mancuso e la seconda edizione del premio all'impegno sanitario e sociale in campo oncologico Roberta Migliorati. Protagonisti della mattina gli studenti salernitani che hanno potuto confrontarsi anche con medici e ricercatori sull'importanza di una corretta alimentazione come forma di prevenzione contro le malattie oncologiche. Ogni anno con l'associazione, questa è la 12ª edizione, intendiamo riconoscere un premio a persone che nell'ambito della ricerca oncologica si sono distinte per un qualche cosa di particolare. Quest'anno la premiata è la dottoressa Anna Villarini, che lavora presso l'Istituto Tumori di Milano, che diciamo, come abbiamo un po' scritto nella targa della premiazione, il premio è per il suo impegno costante, ma soprattutto per aver scelto strade difficili e lunghe che oggi cominciano a vedere veramente, voglio dire, ad avere una propria dignità, che è quella praticamente della teoria sposata per tanti anni dal professore Birrino, che è il maestro, diciamo, di Anna, sulla questione della nutrizione che incide notevolmente sulla possibilità di ammalarsi qualora uno si nutre male. Ecco. Il messaggio che avete scelto di inviare anche ai giovani, perché sono tanti gli studenti e le scuole che sono state coinvolte in queste iniziative. E infatti stamattina al seminario che abbiamo fatto ci sono vari focus a cui partecipa pure la dottoressa Villarini, ma anche altri nutrizionisti, gli chef della scuola alberghiero Ansel Case. Noi cerchiamo di dare delle nozioni a questi giovani proprio perché forse riteniamo che nei giovani ci sia più un'apertura, una disponibilità a cambiare lo stile di vita e a modificare gli stili alimentari. Chiaramente non è solo l'alimentazione ma anche l'attività fisica, quindi stamattina parliamo un po' a 360 gradi di questa cosa, cercando appunto di diffondere la cultura della prevenzione primaria. Per prevenzione primaria noi intendiamo esattamente tutte quelle cose che noi dovremmo fare quotidianamente per evitare di ammalarci di tumore, sì, ma per non ammalarci di tante altre cose e soprattutto vivere meglio, vivere di più e meglio, quindi allontanando anche altre malattie magari un po' più banali ma comunque fastidiose. Una notizia di servizio che riguarda la viabilità: per due notti consecutive dalle 22 alle 6 di lunedì e di mercoledì prossimi, 21 e 23 novembre, per lavori sulla strada statale 268 resterà chiuso il tratto tra Pompei Scafati e Agri Nord dell'autostrada 3 Napoli-Pompei Salerno. L'interdizione sarà valida sia verso Napoli sia verso Salerno. Ovviamente ci sono delle strade alternative. Noi adesso diamo spazio alle previsioni del tempo, poi ci ritroviamo subito dopo con l'informazione sportiva. In collaborazione con... Cerchi un prestito chiaro e conveniente? Prestitalia, gruppo UbiBanca, è la soluzione giusta per realizzare i tuoi progetti. Prestitalia è società leader nel campo della cessione del quinto e delega di pagamento. Grazie all'elevata specializzazione sui prodotti e alla professionalità di un team di esperti presenti su tutto il territorio nazionale, Prestitalia vanta un ruolo da protagonista nel mercato dei prestiti. Per te dipendente, il prestito ha un tasso sorprendente. Per te pensionato, il prestito è convenzionato. Contatta le nostre filiali e scopri la soluzione su misura per te. Prestitalia è il prestito che ti dà una mano. Punti operativi di zona Avellino, Benevento, Salerno e Teggiano. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Ed eccoci con l'informazione sportiva. La Salernitana torna a giocare fuori casa. La squadra di Sannino è reduce dal successo interno con la Ternana, grazie al quale ha interrotto un digiuno che durava da oltre un mese. Nel mirino dei Granata ora c'è il successo esterno che manca da tanto tempo.
I precedenti al Francioni e quelli in generale della Salernitana e di Sannino in trasferta potrebbero scoraggiare ancor prima di approcciare l'impresa. Eppure, conquistare i tre punti esterni oggi non sembra una missione impossibile per la squadra granata, che in terra pontina sarà scortata da 500 tifosi che con il loro calore proveranno a trasmetterle coraggio e voglia di osare che non sempre l'hanno accompagnata finora. Un po' troppo spesso a metà del guado, affascinata dall'idea di rischiare ma bloccata dalla paura di scoprirsi, la squadra di Sannino non ha ancora espresso tutto il suo potenziale. Il peccato più grande forse sta proprio nell'aver quasi soffocato la vocazione offensiva di una squadra che sulla carta è a trazione anteriore, specie ora che il tecnico dà l'impressione di aver scelto di proseguire su una traccia ben precisa, schierando due esterni di spinta, un trequartista e due punte. Il nodo sta però tutto nella mentalità conclusiva in campo. Non basta schierare molti giocatori con caratteristiche offensive per potersi dire coraggiosi o spregiudicati. Occorre esserlo realmente, dimostrando di avere la voglia, la personalità e la qualità necessarie per essere padroni del campo. Avessi un regista puro ed un difensore centrale di grande spessore, questa Salernitana non sarebbe tanto inferiore a squadre che la sopravanzano in classifica e che hanno un bottino, almeno finora, più pingue. Gli errori estivi sono noti, quelli di Sannino anche. Il tecnico ha rischiato grosso domenica scorsa con la prima mezz'ora da incubo contro la Ternana, propiziata anche dalla confusione tattica figlia di continui cambi di modulo e posizioni in campo. Ne è venuto fuori anche grazie a qualche episodio che finalmente è stato positivo per la sua squadra ed ora deve cavalcare l'onda, allungandola con prestazioni e risultati figli di un atteggiamento che sia più sicuro e riconoscibile, dando quindi alla squadra quell'impronta che si era intravista in avvio di stagione e che si è poi oscurata dietro il paravento rappresentato da Rosina, l'uomo in più che, a causa di una gestione non sempre ispirata, ha rischiato di diventare un di più. Per quanto concepita senza troppa logica, la linea offensiva della Salernitana ha elementi di indubbio valore. Coda è in gran forma, Donnarumma sta cercando quel gol che gli manca dalla gara di Ferrara ma che avrebbe meritato nelle ultime tre partite in cui arbitri e sfortuna sono stati avversari quasi più insuperabili dei portieri che si è trovato dinanzi. I due gemelli del gol granata, diversi per caratteristiche tecniche e fisiche, vogliono dimostrare che in coppia sono la vera forza di questa squadra cui Rosina deve dare esperienza e qualità, seguendo forse anche un po' di più di quanto fatto finora l'istinto. È vero che il Latina non ha mai perso in casa, ma è anche vero che ha subito 19 gol ed è tra le peggiori difese del campionato. La Salernitana ha un potenziale offensivo di prim'ordine, se saprà esaltarlo, assicurandogli rifornimenti costanti, potrà mettere in difficoltà i pontini. La carica dei tifosi poi sarà la classica arma in più, quell'infusione di coraggio, si spera, che possa servire per chiudere il cerchio, sfatare il tabù esterno e trovare quella vittoria che saprebbe tanto di svolta. In fondo, basta crederci. Lo abbiamo già visto ed ascoltato durante la parte del nostro TG dedicata all'informazione di cronaca. Naturalmente torniamo ad ascoltare il nostro Eugenio Marotta, lo vediamo già pronto, vediamo anche dallo stadio Francioni di Latina se ci sono novità, Eugenio, per quanto riguarda il fronte delle formazioni. Simonica, di nuovo buon pomeriggio, nessuna novità, come vi avevo anticipato la novità della novità è Ronaldo al posto di Della Rocca a centrocampo, 3-4-1-2 confermato per quanto riguarda Beppe Sannino, confermata anche in linea di massima la formazione del Latina. Al mio fianco una vecchia conoscenza degli sportivi a 360 gradi, anche dei tifosi della Salernitana, Carlo Longhi, ex arbitro internazionale, oggi responsabile delle strutture della Lega Calcio, che tra l'altro ha omologato anche lo stadio. Sei interessato, sei qui al Francioni? Come sportivo io faccio parte della commissione impianti della Lega sia di Serie A sia di Serie B e quindi ogni tanto vado in giro, qui Latina è molto vicino a Roma, sono venuto a vedere questa partita molto importante. Salernitana che non ha mai vinto in trasferta, Latina che non ha mai perso in casa, entrambi appaiate a 16 punti in classifica, che partita ti aspetti? Una partita, questa è una partita molto importante, tant'è vero che l'arbitro è uno dei migliori arbitri. Pinzani di Empoli. Molto, molto esperto, un grande arbitro e quindi spero che sia una partita all'altezza dell'arbitro. Ti aspettavi questa partenza e lo consideri bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, i 16 punti di Latina e soprattutto Salernitana?
Beh, diciamo è così, bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, sono due squadre abbastanza importanti e anche ben dirette, quindi direi che comunque possono tranquillamente pensare al futuro con grande tranquillità, insomma. Longhi, l'ultima partita della sua carriera proprio alla Recchi di Salerno nel 91, Salernitana-Ascoli se non sbaglio. Sì, Salernitana-Ascoli, una partita molto importante per la Salernitana, servivano i punti per salvarsi. E nonostante il mio arbitraggio si è salvata. Perché? Sei stato... No, ha vinto. Quindi ha vinto la Salernitana e si è salvata con quella partita lì. Longhi, ultima considerazione, non ti voglio abusare della tua pazienza, tante polemiche, sempre, insomma, è forse il sale anche del calcio sulle direzioni arbitrali, gli arbitraggi e anche sulle nuove tecnologie. Qual è l'opinione di una icona storica delle direzioni arbitrali? La tua opinione? Io direi appunto la tecnologia va benissimo, per quanto è rete entrata o non entrata, abbiamo visto che sono finite tutte le polemiche, quindi va benissimo. Andiamo a vedere adesso questo nuovo sistema per controllare il fuorigioco eccetera, ma io sono convinto che per avere un giudizio bisogna tornare indietro, cioè il fuorigioco visto col ginocchietto, con la manina, col pezzetto dello scarpino, non è una cosa... Esasperazione. È una esasperazione, bisogna ritornare al vecchio fuorigioco come la regola lo dice, le regole sono 17, quindi ritorniamo al vero regola, quella del fuorigioco. Ma era più difficile arbitrare all'epoca tua o oggi secondo te? No, allora era più facile perché c'erano meno televisioni, sennò se la domenica e il sabato ci avrebbero fatto a pezzi a noi, perché non avevamo a disposizione tutto quello che c'è adesso. Quindi gli arbitri adesso è molto più difficile arbitrare, sia per gli arbitri sia per gli assistenti. Quindi devo dire anzi che sono molto bravi, perché poi tante polemiche che avevamo, insomma, alla fine le polemiche sono poche. Ultimissima, te la senti fare un pronostico oggi? Ma io direi che questa è una partita, secondo me andrebbe bene come pareggio per tutte e due le squadre. Grazie a Carlo Longhi, l'appuntamento naturalmente Monica con i tifosi della Salernitana subito dopo il triplice fischio finale, tra poco meno di mezz'ora, Latina Salernitana, in linea a voi. Bene, grazie al nostro Eugenio Marotta, in bocca al lupo alla Salernitana. Intanto con l'incredibile sconfitta del Verona a Cittadella, 5-1 il finale per i Granata di Venturato, si è aperta la 15ª giornata del campionato cadetto. Vediamo appunto quali sono le altre gare, ricordando che Ascoli-Perugia si giocherà domani allo stadio del Duca. Avellino-Pisa, Bari-Carpi, Benevento-Brescia, Latina-Salernitana-Provercelli Vicenza, Spezia, Cesena, Ternana, Entella, Novara, Frosinone, Trapani, Spal. Adesso è il momento di dare uno sguardo anche a quella che è la classifica di Serie B, che vede in testa il Verona con 30 punti, seguito da 28 punti il Cittadella, Frosinone con 27, il Benevento 24 e poi, come potete vedere dalla nostra grafica, questi sono i punteggi ottenuti da tutte le squadre che militano nel campionato di Serie B. Operazione trasferta per la Paganesi, attesa domani dalla gara con l'unico Sanofondi, squadra rivelazione dell'inizio di stagione che è in piena zona playoff ed ha un organico di buon livello. Il tecnico della Paganese Grassadonia sa bene che sarà un impegno ostico, ma confida nel buon momento della sua squadra, che ha conquistato 4 punti nelle ultime 2 gare interne e che vuole tornare a fare risultato anche in trasferta. La settimana giusta per avere la rosa al completo, poi però c'è stato questo forfè di Herrera che... Di Manzi, sì. Sì, Manzi si è trascinato tutta la settimana, mentre Herrera in pratica stamattina non è venuto per una nottata passata male, per ancora le conseguenze che poi si porta dietro. Quindi abbiamo 2 defezioni, ma... Allo stesso tempo abbiamo una rosa ampia e allo stesso tempo un'ampia scelta. Nonostante tutto avrà comunque l'imbarazzo della scelta, mi dona. Sì, avrò l'imbarazzo della scelta e la squadra aveva fatto molto bene domenica e quindi avevo dei dubbi che chiaramente con l'assenza di Herrera diminuiscono e sceglierò con calma. Mister, quindi scontata la riconferma di Celentro. Ma Celento ha fatto bene, ripeto, la squadra domenica ha fatto veramente bene, quindi avevo qualche dubbio e è normale che mancando Herrera
naturale sostituto è Deli, e quindi si potrebbe andare verso la conferma poi dell'11 di domenica scorsa. Cosa temi di più del Fondix? Quale esperto abbiamo visto? Tanto, è una squadra che non a caso ha fatto e sta facendo benissimo, ha pareggiato con le grandi, ha pareggiato a Catania, ha pareggiato con la Juve Stabia, ha pareggiato con Lecce nonostante perdesse 2-0, una squadra che ha grande qualità davanti, ha fisicità nella zona centrale del campo, è una squadra che ha dei giocatori di qualità, è una squadra da temere, ma allo stesso tempo noi siamo, come sempre dico, la Paganese, con la sua mentalità, con la sua voglia di comunque di giocarsela con tutti, e faremo così anche domani. Che settimana è stata dal punto di vista psicologico, insomma, un bel risultato contro il Foggia? Sì, è stata una buona settimana per quello che la squadra ha fatto, c'è il rammarico di questi due punti che certamente i ragazzi meritavano, però bisogna ripartire con la solita convinzione, con la consapevolezza che stiamo crescendo sotto tanti punti di vista, che stiamo recuperando giocatori che devono darci tanto, e quindi la squadra va bene, insomma, sta bene, sta lavorando bene. La Givova, passiamo al basket, sarà di scena a Trapani domani pomeriggio in una sfida tra due squadre che stanno disattendendo le attese della vigilia. I siciliani hanno 6 punti in classifica, i canarini 4, bottini magri per le due compagini, specie se si rapportano al valore dei rispettivi organici. Quella di domani sarà la prima gara in trasferta per coach Perdichizzi, che domenica scorsa ha esordito con una pesante sconfitta al Palamangano contro Fiorentino e che domani andrà a caccia del riscatto. Sfida suggestiva tra le panchine, visto che su quella di Trapani siede Ugo Ducarello, ex assistente in passato di Giovanni Perdichizzi, 2 gli ex in campo, Mais per Trapani, Baldassare per Scafati. Una pausa pubblicitaria, a tra poco. È tutto pronto, passiamo alla pallamano per la doppia sfida europea che attende la IOMI, impegnata oggi e domani alla Palumbo contro le islandesi dell'Aucar. Presso la sede della provincia di Salerno, a Palazzo Sant'Agostino, è stato presentato ieri il doppio impegno internazionale, valido come round 3 della Challenge Cup 2016-2017. Alla presenza del delegato allo sport Giovanni Coscia, del direttore generale di Nesta e dell'assessore allo sport del comune capoluogo Caramanno, e con il membro di giunta del CONI Nello Talento, che ha portato i saluti del Movimento Olimpico Nazionale, le due squadre, prima di affrontarsi alla Palumbo, hanno fatto reciproca conoscenza. Dal punto di vista tecnico sarà quello di sabato e di domenica un doppio confronto molto interessante e dal pronostico difficile, con due formazioni protagoniste nei rispettivi campionati nazionali che si daranno battaglia per conquistare la qualificazione al turno successivo. Ed ora la pallavolo, trasferta insidiosa per la Volley i due Principati. Oggi pomeriggio alle 18.30 la squadra di coach Veglia renderà visita all'Isernia, compagine in forma, vittoriosa 4 volte su 5. L'unico KO a Cutrofiano, ma solo al tie break in avvio di stagione. La P2P arriva in Molise ancora incerottata. La schiacciatrice Michela Culiani sarà a sostegno delle compagne, ma difficilmente sarà rischiata perché sta smaltendo i postumi della distorsione alla caviglia che aveva rimediato nella vittoriosa trasferta di Roma. In classifica la due Principati a quota 2, Isernia a 12, novità dal mercato. Non fanno più parte della due Principati le atlete Ambra Composto e Tiziana Caruso. La società Ernina, capitanata dal presidente Franco Montuori, sta già intavolando trattative di mercato per la sostituzione delle partenti con atlete di pari valore. Ed è tutto, termina qui il nostro appuntamento con l'informazione, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.